4 in casa e 2 in trasferta alle abruzzesi del girone F di Serie D. Iniziamo dal Notaresco, balzato al terzo posto dopo il 2-0 nello scontro playoff di Recanati. La squadra di Cudini ospiterà l'Agnonese, formazione di bassa classifica, ma che deve recuperare due gare rinviate per neve con Giulianova e Cesena, senza contare che grazie al recente mercato ha inserito in rosa alcuni giocatori importanti. L'occasione tuttavia è troppo ghiotta anche per continuare il percorso netto del 2019, due partite, altrettante vittorie. Nel Notaresco assente lo squalificato Salvatori. Periodo molto impegnativo per il Pineto, chiamato a scendere in campo 4 volte in 12 giorni. Domani al Mariani Pavone arriverà il Forlì. La sfida contro i romagnoli rappresenta solo l'antipasto, perché poi la squadra di Amaulo è chiamata ad affrontare nell'ordine quarta, seconda e quinta forza del campionato. Alla gara interna contro il Forlì infatti seguiranno due trasferte, quella di Monte San Giusto e il recupero di mercoledì 23 della gara non disputata per neve con la vice capolista Matelica. Quindi domenica 27 il match casalingo, importante per la zona playoff contro la Recanatese. A caccia di punti il Giulianova, che contro la Sammaurese cercherà di recuperare i due punti persi a Castelfidardo, gara che la squadra di Stallone ha controllato dopo il vantaggio iniziale, senza tuttavia riuscire a chiuderla. Il calore del Fadini e la rabbia giusta dei calciatori dovranno essere le armi in più per fare bene. Voglia di riscatto anche per la Vastese, uscita male dalla trasferta in terra di Romagna contro la Sammaurese. Oltre la sconfitta, la squadra è apparsa lontano parente di quella che nelle ultime 4 partite aveva fatto il pieno, battendo anche la vice capolista Matelica. Una lezione che deve essere trasformata in energia positiva per battere la Sangiustese, squadra forte che veleggia in zona playoff. Voglia di resettare l'ultimo turno anche per il Francavilla, reduce dal primo stop interno stagionale contro il Campobasso. La squadra di Rachini vuole fare bene in casa del Monte Giorgio anche per riprendere la marcia playoff. Ancora out Palumbo e anche Cafiero, che peraltro aveva già saltato l'ultima. Regolarmente convocato Nazzari, espulso sabato, ma su cui pende un ricorso in via di definizione. A disposizione di Rachini anche il neoacquisto Daniel Boloca, classe 98, centrocampista, ex Prosesto. Infine non può sbagliare l'Avezzano, reduce dallo stop interno con il Monte Giorgio. La squadra di Giampaolo gioca a Castelfidardo, ultima in classifica, e uno scontro da vincere per non perdere altri preziosi punti per la salvezza diretta. Marsicani senza l'infortunato Bisegna e lo squalificato Besana. Da giovedì dovrebbe arrivare in prova il centrocampista Vincenzo Ferraioli, classe 98, cresciuto nella Nocerina.